Vediamo che riusciamo a fare. Allora, intanto lo accendo. Ok. Partita da bestia. E stiamo testando due bobine, una piccolina e una molto più grande, 3 volte più grande. Ma c'è un'enorme differenza tra una bobina e l'altra. Allora, la bobina grande è questa, è bifilare in serie, questa è quella piccola, bifilare in serie. Sono tutte e due collegate all'oscilloscopio. Adesso a questa velocità vediamo che c'è una certa risonanza molto forte in quella grande, che è la traccia sotto. La traccia sopra invece è l'altra che ha una risonanza che quasi non si vede, però se aumenta la velocità ad essere molto più evidente anche in quella piccola. Tra un po' quelle due lampadine che raccolgono la forza elettromotrice contraria esplodono. Però la cosa interessante qui è notare quanto è enormemente andata in risonanza la bobina grande. Potresti per favore restringere il campo per vedere? No, allarga ancora e poi vediamo il voltaggio di quella grande. Non ce la fai perché è troppo voltaggio. Stiamo superando i 600 volt. No, è 1000 volte. I 1000 volt. Ok, stiamo superando i 1000 volt. Però la cosa interessante è notare che ogni curva di quella grande, che è circa 3 volte più grande, contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oddio, non le so contare, ma praticamente sono. La risonanza è molto più ampia in quella grande. E la cosa interessante sarebbe, non adesso perché non riusciamo a mandarla così veloce, sarebbe praticamente far combaciare quella curva, che sono le calamite positivo e negativo, positivo e negativo, con il positivo e negativo della risonanza della bobina grande, per vedere cosa succederà. Adesso non facciamo questo test perché abbiamo un transistor non abbastanza potente sicuramente lo bruciamo. Sarà una prossima prova. Però, insomma, è bello vedere questa differenza. Un'enorme differenza nel voltaggio e nella frequenza di risonanza tra una bobina e l'altra, nonostante una sia circa 3 volte più grande dell'altra. Questa piccola, anzi, entrambe hanno un filo da 0,2. E le spire non le ho contate, non lo so, però pressappoco hanno una differenza di circa, cioè questa è circa 3 volte più piccola di quella, circa. Cosa ti inventi? Se possiamo un attimo spegnerlo e dopo vediamo, facciamo una cosa. Ok, metto in pausa. Allora, adesso abbiamo messo un attenuatore. Per riuscire a vedere il voltaggio, giusto? Grazie.
qui c'è un casino di fili, ma praticamente abbiamo sostituito il reed switch con un sensore Hall. Non funziona? Ok, non funziona, ma quindi praticamente la frequenza di risonanza, questa sotto, rimane sempre identica, a prescindere dalla velocità, giusto? È una cosa molto interessante. Posso anche spegnere? Ok. Spengo. Questo è ciò che rimane mentre si spegne. Praticamente quella, la bobina piccola ha smesso da tanto di risuonare e quella grande continua anche a bassissima velocità. Il rumore che si sente è proprio la bobina che vibra insieme a tutto il pannello. Allontanandola non si sente quel rumore, quasi niente. Va bene. Un saluto da Paolo, Grazie. il genio del male, e da Ecco. Stefano.